Signore Gesù, hai promesso di rimanere con noi fino alla fine del mondo. Hai fatto così. Continualmente tu ti doni nella Santa Eucaristia. Ti doni nel pane e nel vino che diventano tuo corpo e tuo sangue. Signore, grazie per tua presenza. Ci insegna che lì dove vieni tu ogni male perde la potenza. Ciò, grazie perché sei rimasto presente nella nostra vita, che continuamente ci vieni all'incontro, perché tu vuoi essere presente e vuoi vincere le prove e il male nella mia vita. All'inizio di questa preghiera, Signore, di nuovo invoco tua presenza. Vieni, Signore Gesù, purifica mio cuore, purifica i miei pensieri, e questi momenti io posso passare con te, per mio cuore, con tutto essere. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, dzięki Gesù, dzięki Gospodine Isuse, Signore Gesù, ti si reca o d'amore, ma poi hai detto che noi dobbiamo essere la luce di questo mondo. Nasza viera zachtieva odgovornost. La nostra fede chiede la responsabilità, ma prima di tutto fede è un dono. Gospodine. Perciò, Signore, ti ringrazio. Grazie perché hai scelto proprio me e mi hai fatto diventare capace ad essere la luce. Perciò ti prego, fammi diventare capace a continuare a esserlo. Ci sono tanti diversi venti che soffiano nella mia vita. Ma, Signore, aiutami a mantenere la mia luce. Luce che tu hai acceso nel mio cuore, nella mia anima, continuamente arde e che io continuo a portarlo agli altri. Signore, essere scelto, scelto da te in questo mondo, bello sentirsi mandato da te agli altri. Grazie per l'invito alla nostra fede, grazie perché continui
parlare nella nostra vita. Signore, da adesso di più sulla via della testimonianza di tua parola. Signore, adesso quando credo a te e quando sento la tua presenza e tua chiamata, voglio prepararmi per fare quel passo al quale tu mi inviti. Perciò, Signore, ti prego, prima di tutto lava tutti i peccati nel mio cuore. In modo particolare ti prego, togli da me il peccato di non poter perdonare e di amarezza verso il prossimo. Signore, insegnami, proprio come sta scritto nel Vangelo di oggi, che la misura verso il prossimo non è quello che loro hanno fatto a me, ma il tuo amore da quale proviene la misericordia, la misericordia che continua a perdonarmi, è quello che non si stanca mai con me. Perciò adesso, in questo momento, Signore, invoco tua misericordia a purificare il mio cuore, e così il cuore puro riempie di tuo amore, finché l'amore che tu versi nel mio cuore io posso portare agli altri, perché solo se ho coraggio di fare questo passo e io saprò cosa è vera gioia, vera felicità. Signore, eccomi, fammi tuo servo, fammi diventare capace ad essere tuo discepolo e tuo apostolo in questo mondo. Tutti voi presenti qui, le vostre famiglie, tutti coloro per chi stasera avete pregato, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.